Bella a tutti ragazzi, sono Dark Soul, oggi siamo in un nuovissimo video, questa volta della nuovissima serie Piante contro Zombie 2. Sì, Cuphead, no, Cuphead è un gioco vecchio, cioè Cuphead lo dovrò portare sul mio canale quando uscirà, ovvero il 18 credo, non lo so se me lo compro. Oggi per deviare lo stress di quando ho sete, mi sono preparato una bella bottiglina bella di coca. Eccoci qua. Allora, io ho già creato un account, l'ho già giocato questo gioco, l'ho giocato un botto, ma un sacco di tempo fa che non avete idea di quanto tempo fa ci ho giocato. Peccato che io nel mio, questo file, io per sbaglio, in questo file, in un file vecchissimo però, io avevo un gioco. Cioè, come posso dire? Non si può. Aspetta un attimo. Non si può aggiungere profilo? Cazzo. Raga, non me lo fa mettere. Non si può avere il mio secondo account. Un altro account. Cavolo, mi sono armato anche di lutti però. Non posso avere il mio cattivo. Posso? Allora. Aggiungi il profilo cazzo. Vabbè, non me lo può fare, quindi dovremmo giocare nel mio account normale. Oh, andiamo in questo evento. Ok, ho paura per le piante che mi hanno scelto. Va bene. Questo non l'abbiamo ancora visto nel gioco di Piante contro Zombie 1. Non lo so se l'abbiamo visto. Oh, questo è il mio, la mia pianta preferita. Perché come già. Questo qua l'abbiamo già visto. Questo qua l'abbiamo visto nel mondo 3, credo. Sì, nel mondo 3 perché Diviene contro Zombie 1 abbiamo messo nel mondo 3 questo coso. Perché. Tanto questo coso è super efficace. Questi zombie illuminanti, ecco, vi lascio una foglia che se la usate su una pianta. Esattamente. Gli dà un super potere come le super di Brawl Stars. Ma però questo è super efficace. Cioè, ma la nuvola. Raga, la nuvola resiste per sempre. Oh mio Dio. Che cosa succede? Se volete vincere, seguite i miei passi allora. Dietro.
Oh mio Dio. Allora, se volete giocare bene a questo minigame di oggi, perché fa un minigame ogni giorno, se seguite i miei passi, allora. Tocca a lui! Questo, raga, è il boss finale. Peccato che mentre lui fa il suo lavoro di fare le spine, non possiamo piazzare piante. Credo, poi non l'ho ancora provato io. Questa scarica elettrica si trova nel mondo 3. Invece questo coso spinato verde si trova nel mondo 2. Ragazzi, ma che è? No, raga, seriamente? Raga, non stiamo prendendo pure nemmeno. Raga, il toso erba! Guardate, raga, il toso erba non li stanno prendendo! No, vabbè, raga, nemmeno nel gioco normale, quello là uno riusciva a fargli prendere il toso erba, io lo prendevo al massimo nel loro sederino, se lo prendevano. Mi sa che vedo uno zombie che uccide il power up. Anche se con queste scosse è difficile dirlo. Ma che cosa ho messo a fare questo qua? Ah, comunque, come vedete dalle mie monete, sembrerà che ho giocato un sacco di tempo, ma in realtà non è vero, ho giocato pochissimo, raga. Ve lo giuro, ho iniziato a giocare ieri. Raga, fidatevi di me, ho giocato ieri questo gioco. Ho giocato ieri. Non ti permettere. Dai, riesci, ci riesci, fra. Dai! Dai, ha pochissima vita! Dai! Sterminalo! Sì! Ne manca un toso erba! Perché se non vi fate perdere un toso erba... Vabbè, qui no, perché no, qui non vale. Ma comunque, se non perdete un toso erba, vi dà monete extra. Spara semifocosa? Non ce l'ho io. E nemmeno questo ce l'ho. Vabbè, 1000 monete. Dove era quello la bonus? Ma vaffanculo. Yeah! Sì, nuova missione disponibile. Wow. Sì, perché si possono fare anche le missioni. Ragazzi, nel prossimo episodio, non è che voglio chiudere l'episodio adesso, ma comunque vi dico che nel prossimo episodio deciderete voi quale devo mettere tra questi mondi del cavolo, che mo vi dirò. I mondi che dovete scegliere per il prossimo episodio sono Antico Egitto, Mare dei Pirati, Selvaggio West, Grotte congelate, Città perduta, Futuro lontano, Secoli bui, Neon Dixo Mix Tour, però poi potete chiamarlo Mondo della Disco, oppure chiamatelo Disco Mod. Poi Pantano Giurassico, Grande Orla sulla spiaggia,
tempi moderni. Adesso vi farò vedere quale di queste piante ci sono, perché sì, si possono bloccare le piante passando di livello in livello. Comunque, le piante dell'Antico Egitto sono queste. Guardate bene attentamente. Allora, vi dico questi poteri di tutte quante queste piante che vedete. Questi qua soprattutto, come vedete, sono tipo dei trofei. Non contano, non sono niente. Comunque, questi due li ho già sbloccati. Questa specie di boomerang e il coso blu. Comunque, adesso vi dico i poteri di questi qua che io non vedete perché c'è il lucchetto sopra. Quello là che sembra un ammasso di tentacoli spinosi serve a divorare le tombe, solo le tombe. Poi questo coso spara due semi alla volta, però costa tanto. Questo qua sotto l'ultimo, questo spara semi, spara due volte. Poi questo doppio girasole, beh, fa doppio dei soli. Poi questo qua, questo cabroccolo, cos'è? È un lottatore. Ci metteremo un sacco. Quindi meglio se mi sbrigo. Quindi questo spara pannocchie, questo spara fuoco, questo già l'abbiamo visto, questo esplode, questo fa rimbalzare i nemici, questo spara tre volte perché l'abbiamo già visto. Poi questo qua è un cannoniere, un cannone, poi l'ultimo è quello là, l'abbiamo già visto. Selvaggio West, invece. Abbiamo un botto di roba. Vabbè, per il momento io andrò in grotte congelate. Poi ditemi se devo continuare su grotte congelate. Perché voglio quella melanzana del cazzo. Sto scherzando, andiamo nell'Antico Egitto. Proprio perché è il primo mondo. Cazzo, voglio entrare nell'Antico Egitto, porco puttana. Andiamo ragazzi, level 7. Ecco il coso che mangia le tombe. Cosa? Non mi ha fatto scegliere formazione. Ah, per esplosivo. Ah, comunque intanto io faccio così perché mi stanco un pochino. Non riesco a prendere le piante al volo. Vabbè ragazzi, starò zitto per questo livello, quindi ascoltatevi la host.
usato la super del boomerang proprio per farvi vedere cosa faceva. Perché mi stancavo di usare quella là della lattuga. Ecco, guardate, se non vi fate toccare i tagliaerba, diventano monete. A zombie donato è preferibile una borsa di monete. Le monete servono a potenziare le vostre piante, perché sì, si possono potenziare le piante. Io non ho potuto potenziare le piante perché non ho tanta voglia. Allora, ecco, questa qua è la home iniziale. Allora, io già so come funziona questi due zombie nuovi. Questi tre zombie nuovi che voi non capite. Quello là con una cosa, una mazza, sembra che ha una testa di aquila, manco fosse quella di boa, in testa. E quel lupo aperto, mannaro, e quello là con la torcia. Allora, ve lo spiego subito. Quello con la torcia, avete bisogno della lattuga iceberg, perché è congelante. Quindi, intanto che io devo mettere tutti... con il cuore, perché io adoro tutti quanti i personaggi. Allora, intanto anche questo. Peccato che l'hanno tolto. In pratica era un dente di leone che sparava cose stranissime. In realtà i suoi denti di leone si trasformavano in mine, cioè in delle bombe volanti, e atterravano sui zombie. Era fantastico. E quando raggiungeremo le 100 gemme, anche se sarà impossibile, ci compreremo lei. La spara semifocosa. Beh, intanto... Olè? Poi, questo ci serve ovviamente. Questo, questo e questo. Siamo a posto. Lo trovo in futuro lontano, questo qua. Questo qua lo trovi in futuro lontano. È un fagiolo. Sì, è un fagiolo. Costa 200. Ma ragazzi, fidatevi. Ne valsa la pena. Sì, una sola sfera solare. Vale 50 sfere solari. Oh, ame de Dio. Non come quel gioco. Come si chiama? Bagni. Ghiacciate questi cosi, perché altrimenti quando si avvicineranno a una pianta la distruggeranno istantaneamente. Ghiacciateli subito. Se volete vedere oppure provare che lo fanno veramente, andate a vedere. Però ve lo sconsiglio molto, perché questi cosi possono bruciare di tutto. A parte cose
parte cose ghiacciate. Ecco, questo lupo avverto. State attenti perché lui lancerà tombe dal suo osso. Guardate. Ha lanciato una tomba. Cioè, è incredibile, lo so. Ma fidatevi. Questo che state vedendo è tutto vero. Oh, almeno posso farvi vedere il coso laser. Vedete? Non lo so se ve lo faccio vedere, mo. Ma dai, sì, facciamo così, giustamente. Sì, la super sul girasole è la cosa migliore di tutto quanto l'universo infinito. Guardate il fagiolo. Sì. È una bestia. Per farvi vedere che questo coso brucia di tutto, guardate. Ha bruciato un muro di noce. L'ha bruciato istantaneamente. Cioè, raga, queste si chiamano bestie. Cioè, a parte questo che è un lupo avverto che lancia tombe, però credo che abbia finito le ossa. Non credo, perché nella vecchia versione in cui questo qua aveva le ossa infinite. Nella sua versione normale. Cioè, ne... Vabbè, intanto scusatemi ragazzi, ma ci saranno degli spoiler su quando io giocavo ai vecchi tempi a sto gioco. Ecco, questo coso può dare fastidio, questo coso che lancia le tombe, può dare fastidio contro gli sparaseni. Perché loro hanno una sola traiettoria ed è difficile comandarli, perché loro, questi cosi si impossessano dei vostri cosi solari. Guardate, guardate la sfera solare, è diventata rossa e stava andando dal personaggio. E guardate, pure i suoi occhi diventano rossi quando sto per prendere un... quando sto cercando... No, questa cosa è la super di questo coso, ve lo voglio far vedere alla fine perché... Vai. Raga, mi sa che ve lo devo far vedere per forza sto coso. Vabbè, intanto abbiamo già un coso verde, quindi... Ecco. Questi, quindi laser. Quindi, ragazzi... Blastered! Determination! È morte istantanea per gli zombie. Per gli zombie questa si chiama morte istantanea. Mamma mia, ragazzi, se questo coso è fighissimo. Trovatelo in futuro lontano, basta superare il primo livello e bam, avete questo personaggio. Altre monete. Andiamo nel livello successivo. Oh, adesso vedete che c'ho tutti quanti, c'hanno tutti quanti i cuoricini? Ovviamente quando io avrò tipo questo o questo, oppure qualsiasi altra pianta che viene prima di futuro lontano, credo di mettere futuro lontano sotto le altre piante, perché tipo sblocco questo, bocca di drago che lo adoro. Metterò prima la bocca di drago e poi metterò il coso laser. Il fagiolo laser. E comunque dovete farlo. Dovete per forza farlo. Pure voi, per farvi vedere che alcune volte se vi piace una pianta è anche di metterlo nel coso. Vabbè. Per metterle tutte quante di fila. Ecco ragazzi, il cavolbotto prende a pugni rapidamente i nemici davanti e indietro. Lo adoro. E con la super è una figata pazzesca. Ditemi voi perché...
ve lo devo dire perché a me per il momento non mi va di dirvelo. Comunque io adoro tutte quante le piante del gioco, soprattutto la il dente di leone, raga, io lo adoravo. Intanto andiamo nel nostro giardino zen. Adesso vi spiego. Posso spiegare tutto, giuro. Speriamo. Vabbè, non ho di niente. In pratica, quando una di queste piante diventa grande, potete subito usare la sua super per tutta quanta la lotta. Però quando arriverete alla prossima lotta, basta. Vabbè, spero che si sia capito, altrimenti ve lo dovrò spiegare quando le piante saranno cresciute. Io credo di portare un episodio di questo, di Piante contro Zombie 2, tutti quanti lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e niente domenica. Perché domenica credo di dover fare la serie di Darkino, ma vabbè, dettagli, dettagli. Prendiamo questo, Lillamerang, perché è un proiettile di andata e ritorno, come Carl. Mi ricorda veramente un sacco Carl. Comunque si sta per arrivare, che cazzo sta succedendo? Sta per arrivare il nuovo brawler rosa, che io chiamerò Rosita. Comunque, questo. Ninfea guerriera. Pensate sia una guerriera? No. Questo, questa, quando la usate, vi crea subito, ripeto subito, una foia per la super. Gratuitamente, no, non gratuitamente, avete bisogno di sfere solari e anche di soldi per comprarla. Invece, io penso di molto più avanti di comprarmi lo schiaccia zombie. E io credo, ragazzi, di dovermi comprare un giorno, ma un giorno anche molto lontano, di dovermi comprare lei, la maschia zombie, oppure il cactus, oppure ancora il mirtillo elettrico. Io lo vorrei il mirtillo elettrico, lo adoro, lo amo. Perché non lo so perché, ma mi piace un sacco. Questo è un pochino, dai, è abbastanza figo. Comunque, questo mi dovrò comprare. Solo questo. Solo questo mi dovrò comprare come primo personaggio. Spara semi elettrico. Perché ho visto dei video su YouTube su questo personaggio e ho visto che questo, quando colpisce uno zombie, non mi ricordo bene, ma credo che abbia, che lo uccide istantaneamente, perché lo elettroshocca, oppure direttamente gli fa tanto male, perché è anche bello perché gli dà un elettroshock così non si può muovere per un millesimo di secondo. Che carina per questa rapida. Cioè, guardate, ragazzi, la boccuccia. Comunque, sì, prendiamo il coso che ghiaccio, perché altrimenti come facciamo col coso in fiamme? Pianta, sì. Cioè, questo è un bel... Prima di iniziare questa notte. Cioè, sì, notte. Questo livello. Vi lascio la vostra, ragazzi. Thank you.
prova, perché così vi farei vedere tutte quante le piante come sarebbero belle, come sono belle con le loro super fissime. Ho visto di tutto e adesso vi farò vedere quello dello sparasemi. Stormulation! Mamma mia, ha sfondato mezza tomba tipo. Ragazzi, una cosa brutta è la cosa più brutta del mondo, che a me mi ha subito spezzato il cuore, è quello che non c'è più il dente di leone. Cioè, era il mio personaggio preferito in assoluto, raga. Cioè, mi piaceva più quello che lo sparasemi focoso. E adesso Stormulation! Mamma mia! No, raga, questo qua è sterminizzazione istantanea. Vabbè, campo libero istantaneo, ecco.